È un'iniziativa importante promossa da un'associazione di volontariato che è sempre vicina alle istituzioni. È finalizzata a una banca di raccolta di capelli, ma questo è solo un inizio, uno stimolo a far sì che la Regione si faccia carico attraverso una proposta di legge presentata proprio nell'ambito del Consiglio, che diciamo dal territorio è molto ben voluta e sentita, una proposta che porta alla possibilità alle donne di avere l'acquisto, quindi delle protesi, dei capelli, nel momento in cui c'è purtroppo la caduta dei capelli dovuti al risultato della chemioterapia. Noi siamo nati nel 2009 con una struttura a Pescara Colli e il progetto, diciamo, iniziale, che comprendono tanti, tanti progetti, è dal nome Il Sorriso nel Cuore, che è un progetto rivolto alle pazienti in cura oncologica e ai loro familiari. In questo progetto è previsto il dono della parrucca, il supporto alle pazienti oncologiche e tutto il supporto estetico con parrucchiere ed estetiste. Noi siamo accreditati dalla Regione, dall'ASL. E addirittura nella ASL di Pescara abbiamo anche strutturato un altro progetto, Beauty Lab, proprio a supporto delle pazienti dentro, proprio ricoverate in ospedale. Dona Capelli rientra in questo progetto ed è appunto un progetto di solidarietà dove le persone. Le donne, in questo caso, anche gli uomini, perché abbiamo avuto anche degli uomini che avevano i capelli lunghi e hanno tagliato i capelli, tagliano i capelli tramite i loro parrucchieri oppure contattando noi, lo donano a noi, lo donano all'associazione e noi, avendo fatto un accordo con un'azienda, l'azienda li tramuta in parrucche che noi doniamo a loro volta. Alle pazienti in cura oncologica, perché purtroppo la caduta dei capelli per una paziente oncologica è un cambio fisiologico, proprio, è la malattia nella malattia stessa. Quindi è un aspetto molto molto importante assolutamente da non sottovalutare. Noi attraverso i capelli che i parrucchieri, e grazie anche soprattutto alla CNA che mette in contatto il parrucchiere con noi, realizzeremo poi delle parrucche per tutte le donne che ne avranno necessità.